Buongiorno a tutti e bentornati nella mia cucina tutta rosa, qui per voi sempre Jess, e direi di partire da una delle vostre preferite in assoluto di rubrica ed è ovviamente colazione time. Bene, allora come sapete ogni tipo di colazione di solito inizia con un dolce e proprio questa è la ricetta di oggi, una torta un po' della mia infanzia perché era quella più facile da poter fare anche per chi insomma mi ospitava a pranzo, a cena, genitori di amiche o parenti, perché questa ricetta non contiene proprio farina e quindi se avete un amico celiaco o in casa o comunque non so, dovete portare un dolce a casa di qualcuno, questo fa proprio al caso vostro. Poi al cioccolato, giustamente perché io adoro il cioccolato, ma in più perché è una cosa che piace a tutti, penso nell'universo, tranne che a mio fratello. Allora, la torta si chiama torta tenerina. Ecco qui, e per realizzarla vi serviranno solamente 200 g di cioccolato fondente, ovviamente minimo 68%, 100 g di burro, 4 uova, 150 g di zucchero e 50 g di fecola di patate. Poi successivamente per decorare potete usare zucchero a velo o dei frutti rossi oppure entrambi, come vi pare a voi. Allora, prima cosa da fare è sciogliere ovviamente a bagnomaria il cioccolato. Quindi partiamo qui. Ok, e lo andiamo a mettere. Questo piano piano si andrà a sciogliere. Ormai la prassi la conoscete ed è questa. Questo non mi servirà più. Dopodiché prendo, no, la boule, scherzavo, ce l'ho qui, eccola. Dividiamo albumi e tuorli, perché per questa ricetta dovremo montare gli albumi super super a neve, e poi incorporarli all'interno del composto. Allora, sposto le uova, adesso seccate, ok, cade l'albume, scusate, ma ci devo un attimo pensare che a quest'ora ancora non ho preso il caffè. Allora, così piano piano li dividiamo. E dai però, no? Ok, lui vuole rimanere attaccato, perfetto. Allora, è una torta molto facile. No! No, scusate, non volevo urlare, però sono quelle cose che dici perché succedono proprio a me. Adesso lo andremo a recuperare. Penso con questo. Allora, non è una cosa che ho mai fatto prima, ma probabilmente funziona. Yes! Applauso dalla regia, grazie. Non si dovrebbero chiedere, ma in questo caso era necessario. Grazie, grazie. Me lo sono proprio meritato. Eh no, una volta va bene, ma due no. Ultimo. Comunque stavo dicendo, questa torta è molto semplice. Forse non devo più dire questa frase perché appena la dico succede il patatrac. Cioè, io questa cosa non l'ho mai vista in vita mia succedere alle uova. Manco i bambini alle elementari. Cioè, lo fa, no, meglio di me lo fanno. Ok, bene. Diviso albumi e tuorli, lavo ovviamente le mani perché non mi piace toccare le uova. Bene, adesso mettiamo
un po' di zucchero qui. E l'altra metà poi la andremo a mettere con i tuorli. Bene, fruste elettriche, partiamo subito. Ovviamente controllate sempre il vostro cioccolato perché se magari per velocizzare mettete la fiamma tanto alta, rischiate che l'acqua che contiene il pentolino di sotto possa entrare nel padellino con la cioccolata e vi compromette tutto. Non deve mai mai entrare l'acqua. Nel frattempo intanto metto lo zucchero nel piatto qui con i tuorli. Allora, provo a ridire la frase che stavo dicendo prima. Questa ricetta è una ricetta molto semplice, pochi ingredienti ed è molto veloce. A parte questa divisione delle uova, si prende, si mette poi tutto insieme, lo mettete al forno, il vostro dolce, ed è pronto in 25 minuti circa. Quindi ecco, questo è quello che non deve succedere. L'acqua sta ovviamente fuoriuscendo, andiamo ad abbassare leggermente. Perfetto. Appena ho finito qui di montare a nevissima gli albumi, andrò a dedicarmi al cioccolato. Alla perfezione gli albumi. Qua, se vi scappa qualche un po' di extra, facciamo due meringhette, così, che io adoro, ma non è oggi il caso. Allora, con l'altra frusta invece andiamo ad amalgamare bene, così. E deve venire quasi un composto uniforme e liscio. E anche leggermente più chiaro, ovviamente, come colore giallo. Vedete come si è schiarito? Vabbè che in telecamera non rende tanto, ma comunque si è schiarito e man mano ovviamente che lo andate a montare sempre di più, giustamente diventa sempre più chiaro. Ci dedichiamo al cioccolato. Aggiungiamo il burro, quindi prendiamo un coltellino, lo andiamo a tagliare leggermente, non necessariamente, insomma, fino fino, perché tanto comunque
con l'effetto termico si scioglierà subito. Nel mentre che si scioglie aggiungo il restante. Poi prendete una teglia, potete scegliere appunto una da 20/22 cm a forma di cuore, come volete, basta che ovviamente non sia una tortiera con buco al centro, quindi da ciambella, perché è una torta senza farina, quindi molto molto fragile e quindi è preferibile che abbia la cerniera dove insomma la sfilia ti rimane intatta, perché anche col giochino insomma di capovolgerla, secondo me vi ritrovate proprio meglio di no, è molto friabile come tipo di torta. Quindi appunto poi prendete una tortiera, la potete ovviamente cospargere di burro, oppure io ho messo solo carta forno ed è da servire estremamente fredda. Quindi non pensate minimamente di servirla appena uscita dal forno, perché a parte che qualsiasi torta calda è immangiabile, ma questa letteralmente se non si posa un pochino sarà proprio difficile tenere in mano la fetta, perché vi si spacca in mille pezzi. Ovviamente voglio darvi anche qualche consiglio, perché se vi piace anche come idea potete servirla con della panna o del gelato di crema, e tanto il cioccolato sta bene con tutto. Ok, allora il cioccolato qua si è sciolto, abbiamo qualche pezzettino ancora di burro, ma praticamente è fatto. Preriscaldate ovviamente il forno, perché poi ci servirà a 180 gradi, forno statico sopra e sotto. Bene, qui abbiamo sciolto tutto, lo lascio per il momento un attimo lì. Bene, adesso andiamo a prendere un'altra boule, eccola qui, versiamo, ecco, vedete già com'è cambiato la consistenza qui di albumi, sì, albumi, tuorli e zucchero, e praticamente dopo diventa un po' come lo zabaione comunque, perché qui alla fine nella ricetta tradizionale dello zabaione basta mettere un po' di marsala, e se lo mangiate ovviamente crudo, poi c'è chi invece lo mangia caldo e quindi comunque l'uovo non è crudo, e ma a me quella versione non piace. Poi una che mangia carbonara giustamente con l'uovo crudo mangia anche lo zabaione con l'uovo crudo, quindi io andrò a assaggiare, perché questa cosa è un'altra di quelle cose che mi ricorda la Jessie Bimba. È buono comunque. Allora mettiamo prima, che poi se l'avessi fatto direttamente in una boule non avrei dovuto trasferirlo, però avevo a disposizione il piatto, ho detto ok, fatto così. Poi mettiamo il cioccolato,
Questo ce lo teniamo un attimo qui perché poi ci servirà per andare a mettere tutto il composto all'interno della tortiera. Allora, mischiamo bene tutto. Poi abbiamo qui la nostra fecola che poi potete tranquillamente sostituire se volete con quello che avete, amido, comunque un po' di farina di riso, quella leggera, ma comunque serve giusto per dare un po' di consistenza. Se no potete fare anche senza. Riesce ugualmente, eh. Ok, amalgamiamo bene tutto. Ok, e andiamo a mettere, ecco qua, gli albumi un po' alla volta. Vabbè, mischiamo bene tutto. Metto i restanti. Perfetto. Finiamo di amalgamare bene il tutto. Ora prendiamo la nostra tortiera e andremo a mettere tutto il composto all'interno. Questa proprio per colazione è meravigliosa perché in massimo 40 minuti tra il tempo della cottura e la preparazione buona. Ok, è pronta, possiamo infornarla. Ottanta sopra sotto statico. Io ovviamente adesso mi metterò a pulire un pochetto, magari mi scappa pure di fare un caffettino, una cioccolata calda, un caffè latte, non lo so, così che posso ovviamente gustarmi la mia torta tenerina. Quindi ci vediamo tra poco. Allora, la nostra torta è pronta, andiamo a sfornare. Eccoci qua, facciamo anche la prova dello stuzzicadenti per vedere se effettivamente è pronta.
Bene, è pronta perché all'interno ci sono solo briciole, quindi apriamo intanto la cerniera. Voilà. Trasferiamo la torta su un piatto. E poi cerco piano piano di andare a levare la carta forno. Dobbiamo fare piano piano perché è ancora molto molto calda, siccome è appena uscita dal forno e come vi ho detto prima, non contenendo farina, è molto molto fragile come torta. Ok, adesso la andiamo a appoggiare qui. Anzi no, prima metto lo zucchero a velo perché sennò poi sporco tutto. Ok, voilà, guardate che bella. Per essere bella è bellissima, in più ha un profumo di cioccolato che fa girare la testa. Come vi ho già detto, potete ovviamente farla la mattina proprio perché la rubrica è colazione time, e se no potete proporla come dolce dopo un pranzo o una cena o come merenda, ci sta sempre bene. Allora, gli ingredienti sono appunto per la torta tenerina 200 g di cioccolato fondente come minimo 68%, 100 g di burro, 4 uova, 150 g di zucchero e 50 grammi di fecola di patate. Ovviamente qui abbiamo decorato con lo zucchero a velo, nulla vieta a poter mettere un po' di frutti rossi o accompagnarla con della panna o del gelato alla crema. In teoria dovrei assaggiare perché io con tutte le cose le assaggio, ho un po' di paura sinceramente perché è molto calda. Però una fettina intanto comunque la possiamo tagliare, poi magari non la assaggio perché la farò raffreddare e dopo che ho finito la puntata me la mangio, anche perché non ho avuto tempo neanche di fare il mio caffè latte. Quindi intanto prendiamo un piattino, una forchettina da dolce, un coltello e intanto la taglio. Qui. Allora. Si sta per rompere. Voilà. Allora, non so se si vede, è fumante, molto molto fumante, ma comunque questa è la consistenza. È molto la particolarità di questa torta tenerina è proprio la parte di sopra che comunque è molto friabile, diventa dura e quasi si stacca. E poi l'interno è molto molto morbido, proprio si scioglie in bocca, un po' come il tortino al cioccolato. Quindi questo è, qua vi faccio vedere ancora un po', giriamo.
assaggio, magari non dal cuore, parto da fuori, la crosta della torta. Meravigliosa. Allora, io per gustarmela aspetto un attimo perché, come vi ho detto, va servita tiepida se non fredda. Come sempre, grazie per avermi seguito per il nuovo fuori menù di quest'oggi e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo fuori menù. Un bacio a tutti, buon weekend!